La marcia nuziale, il momento più bello ed emozionante del vostro giorno più intenso. Come vedete al mio fianco c'è già un'acconciatura pronta, perché quello che andrò a mostrarvi è un tutorial di tre acconciature differenti da sfoggiare a zero costi il giorno più bello della nostra vita. Siete attente? Siete pronte? Facciamogli vedere come si fa. Andai! Eccoci qua, amici. Il primo tutorial che voglio realizzare con voi è l'acconciatura da sposa raccolta con i fiorellini di campo inseriti. Per prima cosa andiamo a raccogliere i capelli scegliendo un laccettino glitter che fa tanto sposa. Mi raccomando, andiamo ordinatamente a raccogliere i capelli a mo' di chignon. Proprio lo chignon che si usa quando fate danza, quando eravate ragazzine. Eccoci qua. Raccolto in questa maniera, facciamo un po' di bombatura. Ecco. In questa maniera qui, poi se serve eventualmente possiamo anche cotonare un pochino i capelli in modo che prendano un pochino di volume e abbiano quell'effetto di massa informe. Ale. Da qui andiamo a inserire i fiorellini di campo, noi sceglieremo un colore un pochino più vivido, un bel azzurro bluette. E come li andiamo a inserire? Tutti interi, così, perché poi questo servirà anche come bouquet da lanciare alle nostre ospiti. Inseriamo il bouquet nei capelli in questa maniera qui. Ecco fatto, laterale, mi raccomando, in modo che dà quell'effetto che da una parte si vede e dall'altra no. Non paga, amiche care. Voglio anche mostrarvi come abbinare, ecco, aspettate che poi questo lo andiamo a fissare con le mollettine, il colore azzurro che va a riprendere i fiori un pochino più scuri sul nostro occhio, la parte mobile dell'occhio. Attenzione. Ecco qua. Vedete che meraviglia? Proprio il brillio della sera. Guardate. Guardate. Ecco, splendido. Andiamo a verificare se abbiamo fatto lo stesso lavoro. La sposa e noi. Il secondo tutorial, amiche, è altrettanto veloce e vi permetterà di risparmiare tantissimi soldi il giorno più bello della vostra vita. Anche in questo caso la nostra sposina ha un'acconciatura raccolta, ma per fare questo tipo di chignon ci serve un attrezzo che si trova tranquillamente dal cinese sotto casa, lo scimmiottaro. Allora, prendiamo i nostri capelli all'interno dello scimmiottaro, in questa maniera qui, vedete? Lasciamo la spugna scoperta in modo che assorba anche il sudore dovuto chiaramente alla tensione del giorno. Con delle mollettine andiamo a fissare i nostri capelli intorno allo scimmiottaro. Ecco fatto, in questa maniera qua, vedete? Adesso vi faccio vedere l'effetto finale, non vi preoccupate amiche. Allora, come vedete la sposa ha utilizzato un color rosa sfigato. Noi invece che siamo amore e passione, perché quel giorno sarà il giorno più bello e intenso della nostra vita, utilizzeremo un bel rosso di Spagna. Il rosso quello forte, cazzuto! E il rosso di Spagna lo andiamo a inserire sempre dietro al nostro scimmiottaro, fissandolo con una mollettina. Ecco qua, perfetto. Non vi preoccupate, a me che vi faccio vedere l'effetto finale. Già così si vede l'effetto. Dopodiché andremo a utilizzare lo stesso bouquet di prima, perché anche in questo caso potrà occorrere da tirare alle nostre ospiti femmine, quelle sfigate zitelle che non si sposano mai. Anche in questo caso si va a infilare un po' prepotentemente per creare quell'effetto di bloccaggio immediato senza mollettine e senza grappette. Attenzione, vi faccio vedere la sposa e vi faccio vedere la sposa. L'effetto è lo stesso, vedete amiche? Fantastico! L'emozione di quel giorno già si fa sentire, amiche, e perché non farla iniziare dal momento dell'acconciatura? Ecco qui la nostra terza e quella un po' più elaborata. Prestate attenzione, vedete? Una corolla infinita di fiori tutti intorno a mo' di corona reale, bellissima, con un po' di frangia morbida sul lato. Eccola qua. Allora iniziamo subito pettinando la frangia così di lato in modo da coprire leggermente mezza fronte. Ecco. In questa maniera qua, chiaramente qui si dovrà bloccare necessariamente, sia che voi siate lisce, che voi siate ricce e fantastiche come me, con delle mollette. Voilà! Léger sans faire! Eccoci qua! Fantastico! Da qui andiamo a inserire tutti intorno a questa corolla i fiorellini di campo. Noi però,
che non siamo vintage antiche come la sposa da foto, ci andiamo a mettere le mollettine del cinese sotto casa, perché costano di meno e non puzzano come i fiori finti. Visto che ce le avremo tutti intorno e le sentiremo praticamente scendere sotto il naso, è meglio avere qualcosa che non abbia un odore di cane morto. Eccoci qua, tutte intorno, proprio come una corolla di fiori reali. Guardate che meraviglia, con un po' di frangia che si vede, gli assistenti che si divertono, bellissimo. Allora ragazze, anche qui la nostra sposa ha il capello raccolto, ma noi faremo una cosa molto semplice per andare a evitare poi di perdere ulteriore tempo. Raccogliamo i capelli non con lo chignon, ma semplicemente con a coda di cavallo. Semplice, semplice, eccola qua, benissimo, fantastica. Allora ragazze, come vedete la nostra sposa ha questo ombretto rosa chiaro, tenue, quasi fosse una nuvoletta. Da sfigata ovviamente, e invece no, noi andremo a caricarlo un pochino per renderci ancora più maschie, donne fighe con questo fucsia acceso perlato intenso. Prendiamo per benino il pennelletto e andiamo a spennellare ripetutamente e abbondantemente tutto l'occhio, in modo che quando chiudiamo e sbattiamo gli occhioni al nostro marito, futuro marito che dir si voglia, rimarrà folgorato dalla bellezza. Attenzione, vi faccio vedere l'effetto finale. Eccolo qui, eccolo qui. Che ci vuole, amiche mie? Semplice come bere un bicchiere d'acqua. Basta spendere soldi dai parrucchieri, fate tutto a casa e sparambiate, come diceva nonna Nina. Da Tilly Fede, la vostra youtuber del cuore è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividete, condividete a trivella, mettete il like alla pagina, aumentiamo i followers e facciamola crescere a dismisura. Ciao a tutti!